μαύρη. Σταπά. Όχι, όχι. Di un gruppo che non hanno poltrone, non hanno, ci vogliamo bene, lo vedete qua, eccoli qua. Sono tutti amici miei. La vittoria di una squadra. È assolutamente la vittoria di una squadra, la vittoria di un gruppo, Mario. La vittoria di un gruppo di persone che non hanno altri interessi se non il bene di Teramo. Godò. Eccola qua, Mirella, una delle persone che ha contribuito a questa vittoria insieme ad altri. Io guardate, sono davvero stasera, non riesco a contenere la gioia per questa vittoria. È stata più dura di quello che io pensassi, sono sincero. Faccio i complimenti a Manola per la sua campagna elettorale. Forse fatta un po' meno sui contenuti, un po' troppo sul demonizzare l'altro, ma non fa niente, ognuno fa la propria campagna elettorale. Noi abbiamo vinto, abbiamo dimostrato che abbiamo fatto in questi 5 anni, abbiamo saputo salutare l'inizio. Soprattutto fatta sui contenuti, sui contenuti. Non abbiamo lasciato nulla a caso, ci siamo basati sui contenuti, abbiamo lasciato perdere tante situazioni che a volte ci hanno contrapposto anche in maniera forte, ci hanno anche provocato, hanno messo in mezzo la mia famiglia, mia moglie, e questo non va bene, perché una campagna elettorale deve fatta sui contenuti, ma non fa niente, andiamo oltre, noi ci siamo.
lavoreremo nei prossimi 5 anni con la stessa intensità, con la stessa determinazione, però veramente sono comodi, non riesco a esprimere la gioia di quello che provo questa sera. Io ringrazio tutti quelli che sono qui. Giacomino Di Pietro è stato dipinto come il traditore. Allora io voglio fare un invito a questo centrosinistra, che una volta tanto sapessero scegliere le loro punte di diamante. Hanno fatto studiare per 5 anni Giovanni Cavallari come sindaco e alla fine l'hanno fatto fuori. Hanno dovuto trovare 8 candidati sindaci alla fine per trovare quello che in qualche modo potesse competere con me. E alla fine questo gli serva di lezione. Questo gli serva di lezione. Io ho capito che avrei vinto queste elezioni l'altra sera al comizio finale. Non ho mai visto in tanti anni di politica, che la faccio dal 1999, una piazza così piena, io non l'ho mai vista, veramente tantissima gente. Allora ringrazio tutti, ringrazio Giacomino Di Pietro, ringrazio Nella Marchese, ringrazio Lucio Terrore, ringrazio Guido Campana, ringrazio davvero tutti per questa vittoria stratosferica, ringrazio i partiti. Dobbiamo, brava, eccola qua Valeria Misticoni, un'altra persona che ha, vede, la differenza qual è? Che ognuno di noi ha messo a disposizione la sua piccola parte per un obiettivo comune, e questa è stata la nostra grande forza, e questo perché io mi sento di dire grazie a tutti. Manu, due parole per il sindaco Maurizio Bruno. Io mi sono sbilanciato, questo l'avete visto in trasmissione, mi sono un po' sbilanciato, ma nessuno mi ha detto che avevo vinto, io ho detto che ci sono cominciato da fare. Ci sono anche questo. Allora adesso cosa hai detto? I canali stanno su. I campagni e Gianni sono tutti uguali. Ti sento, ma qui. È sempre una cosa difficile, anche se non si capisce chi ha preso il 50% dei voti debba competere con una che ne ha preso il 25%, il 25%, però comunque abbiamo fatto questa competizione dura, difficile, perché così è stata. Mi regga però, non mi abbandono. Alla fine se si sposta sono in mano, io ho vinto il migliore. Perché non lo dico perché il più capellone, perché abbiamo fatto
decine di confronti, ma Nola non è stato in grado di dare una soluzione ai problemi della nostra città. Ha detto sempre che faremo, ma non ho sentito una proposta. Allora io dico questo, io probabilmente, sicuramente abbiamo commesso tanti errori in questi 5 anni, ma chi ha amministrato come me sa soltanto le difficoltà di amministrare la città, le importanti esigenze. Allora, se i cittadini hanno capito questo, io li ringrazio. Io in questi 5 anni sacrificherò tutto quello che ho di mio perché Teramo possa continuare a crescere. Io ringrazio, saluto Manuela Di Pasquale, ringrazio Gianvito D'Alberto, che è una persona che stimo, e lui lo sa, una persona che stimo, perché è una di quelli che forse se si fosse candidato avrebbe dovuto dare qualche problema. Ringrazio Diosi e comunque viva Teramo, viva Maurizio Fucchi, 1100. Io non so se merito il vostro consenso, ma vi assicuro che nei prossimi 5 anni sarò in grado di meritarlo. Non so se fino ad oggi l'ho meritato. Bravo. Bravo. Essere sindaco significa avere tanti oneri, ma significa anche essere fermato quotidianamente e avere l'apprezzamento, il saluto, l'abbraccio di tanti cittadini. È quello che mi permette di andare avanti, perché sennò le difficoltà sono tantissime, ma il fatto che voi quotidianamente mi manifestate il vostro apprezzamento mi permette di andare avanti con forza, determinazione e con grande onestà. Bravo, e da Teramo parte la vincita per riprendersi la nostra vittoria. Il mio successo ha un senso, e la mia vittoria ha un senso, ha una condizione, che noi ci riprendiamo la regione che ci ha... Perché Luciano dal Pozzo, che c'aveva. Luciano D'Alfonso è quella persona che sono 7 giorni che gli ho fatti complimenti, ancora non mi risponde. Gianni Chiodi mi avrebbe risposto il giorno dopo. E allora dritti alla regione, dritti alla regione. Sindaco, io con te! Allora, stasera io alla cena a casa di Paolo con il nostro amico Dimitri, che è venuto da Strovolo per altri motivi, però è qui con noi. E non ce l'ho fatta ad essere qui in sede a scrivere i numeri come ho fatto a loro. Fa che parte male. Guardate, dall'altra parte
sperando stasera mi prendono qualche querela. Di buffoni! È fiero di avere un sindaco, la cui unica sola critica che io ho sentito in questi giorni è che non sorriderebbe così come invece sorridono quelli che normalmente pensano solamente a sorridere. Primo, non c'è nulla da sorridere, il paese è in difficoltà, le nostre comunità sono in difficoltà e quindi non c'è nulla da sorridere, c'è solamente da lavorare da con pragmatismo e senza fare come fanno alcuni in politica che hanno distrutto questo paese. Persone che hanno fondato tutta la loro capacità di prendere consenso attraverso la capacità di narrazione, di seduzione, con pacche sulla spalla, questo è raccomandato. Lui è una persona che lavora moltissimo, questo, di questo noi abbiamo bisogno e Teramo c'è il miglior sindaco d'Abruzzo. Io vi ringrazio. Dove sta la figlia di Paolo? Ecco, questo non serve un cazzo. Scusa, guardate, è stata durissima, è stata durissima ed è stata durissima, però io devo ringraziare le sei liste che mi hanno appoggiato, tutti gli amici che sono qui questa sera, ma tutte le persone che mi hanno dato questa preferenza, perché non ho più voce, sono settimane che faccio comizi, sono settimane che parlo. Adesso comune. Mauri, è ora di andare a lavorare? Domani mattina! Ma le querele te le sei prese, ce ne possiamo andare. Andiamo. Siamo sotto al comune. Tutti sotto al comune. Andiamo. Abbiamo salvato il cibo. Ciao, ciao, ciao.
Ah, ecco te. Urla. Guarda il sindaco. Possiamo bandierare. Vai, vai, vieni. Sì, ho saputo che Non è che la bandiera. Gianni Chiodi! Gianni Chiodi!
pentola. Scendiamo. Oh, bellissimo. Dove sta il mio video? Qualcuno qua? Eccomi. E che si parlavamo? No. Vabbè. Ecco. Buonasera. Anche sulle, come dire, a volte anche sulle bugie, e questo non, per me non va bene. Noi abbiamo cercato di fare una campagna elettorale fatta sulle proposte, sul futuro della città di Teramo, per cui io sono davvero con... Questa è la dimostrazione che siamo una squadra, noi siamo una vera squadra, e questo non ha toccato. Eccola, è bellissima questa. Wow.